Antonio Zequila, Isola? Prima bisognava già essere famosi, oggi invece ecco chi vincerà. Antonio Zequila, Air Mutanda, che fine ha fatto? Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia della partenza dell'Isola dei Famosi, reality che conosce bene. Chi è Antonio Zequila? Antonio Zequila oggi ha 54 anni. Nel 2005 è semifinalista dell'Isola dei Famosi e il suo costumino bianco aderente gli valse il soprannome di Air Mutanda, affibbiatogli da Elena Santarelli. Nel 2011 partecipa al reality show Human Tag Control. Senza però avere la possibilità di entrare in gioco con gli altri concorrenti. Attore, ha recitato in 100 vetrine, Il bello delle donne, Carabinieri e in alcuni film. Antonio Zequila, la sua nuova fidanzata è spagnola. La sua ragazza si chiama Ines Muriel ed è spagnola, lei è un medico con l'hobby della musica. L'ho conosciuta a Roma a una festa a casa di amici e ne sono rimasto affascinato. Siamo entrambi del segno del Capricorno e abbiamo un'ottima intesa sessuale che poi è la prima cosa in una coppia, afferma al settimanale Spy. Antonio Zequila e le dichiarazioni sull'Isola dei Famosi. Quando ho partecipato all'Isola bisognava prima essere famosi e poi si diventava popolari. Invece ora è il contrario, si lascia scappare. Ma promuove il cast della nuova edizione, tra Jonathan, Filippo Nardi, quello che voleva le sigarette al Grande Fratello e ora si fumerà l'erba sull'Isola, e Craig Aurich. E poi c'è il mio amico Gioca Scasella, il paragnosta. Una volta mi ha pure ipnotizzato, ma mi sono svegliato. Forse funziona meglio con le galline. Lui USA ha il dito per addormentare. E le donne? Oggi si sarebbe buttato sull'extronista Rosa Perrotta, molto bella ed elegante. E poi c'è Eva Enger che è un bel vedere. E poi Alessia Mancini, che è un bel peperino e... Quindi fa una previsione, vincerà Jonathan perché parla bene, è divertente, ti mette di buon umore. È un personaggio che non ti fa cambiare canale.